scomparsa sul terreno di gioco. È tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Non poteva sbagliare. La difesa si è dimenticata completamente di lui. Witzel realizza la sua seconda rete in questa stagione. Tempestivamente l'azione poteva diventare davvero pericolosa. Prova il filtrante.
sua. Witzel ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Prova la giocata nello spazio. Mi è sembrato regolare. Allarga sulla fascia. Ottima giocata. Riceve un pallone interessante. Credo però che ci sia fuori gioco se è così. Lancio lungo del portiere. Primo tempo che finisce qui. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Si parte per la seconda frazione di gioco. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. Riceve in ottima posizione, c'è la casetta, vuole la profondità. La Roma deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente, un capolavoro dal punto di vista tattico. Sì, mi sembra evidente, ha deciso di alzare il baricentro della squadra nel momento giusto. È stata una scelta coraggiosa, ma che alla fine... Grande giocata di Florenzi. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Florenzi apre il conto dei gol per questa stagione. Ora possono permettersi di controllarla. Questa squadra sembra ormai specializzata nel concedere la rete agli avversari a ripresa appena iniziata. E evidentemente tornano troppo spesso dall'intervallo con la testa tra le nuvole. Prova il filtrante. Manolas ha spazio per affondare. E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Cerca spazio, ottimo pallone in profondità, cerca la rete, tiro da dimenticare. Non gli è mancata la caparbietà, ma con due difensori addosso non poteva fare molto di più. Intervento. Witzel vuole il lancio filtrante. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Thank you.
mette sulla sinistra. Perotti, lanciato sulla corsia di sinistra. Cross verso centro. Solo 10 minuti. Ormai Fabio la partita è persa, ma questa squadra non può mollare. Non può mollare così. Deve lottare fino alla fine per rispetto della maglia e dei tifosi. Effettua un cross dalla tre quarti. Ancora un ottimo intervento difensivo. Witzel. Prova un traversone dalla tre quarti. Così senza Varchi non avevano alternative. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Non poteva fare molto altro. Saranno 4 i minuti di recupero. Dzeko. Dzeko è duro ma efficace. Prova la giocata nello spazio. Stare fischia la fine della gara e questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte loro.